Quale giorno migliore che il 65esimo anniversario della festa della liberazione per ricordare chi ha contribuito con la sua vita e la sua azione politica alla nascita e affermazione della nostra democrazia, come il Presidente della Repubblica sicuramente più amato della storia d'Italia, Sandro Pertini. Condannato per la sua energica opposizione al fascismo, uomo di primo piano nel mondo dell'antifascismo prima e della resistenza poi. A lui infatti proprio ieri è stata intitolata la villetta di San Leone che si affaccia sul mare di fronte il noto bar Ragno d'Oro, come a voler suggellare la memoria di un uomo dal cui ricordo si deve trarre perpetuo insegnamento. Viene dedicata a un patriota, viene dedicata a un grande presidente della Repubblica che ha rappresentato e testimoniato il pensiero e soprattutto la grande volontà popolare di una Italia unita che è cresciuta. Questo spazio, perché è ritornata a vita da poco, voleva avere un'intitolazione di grande prestigio e meglio di chi? Di Sandro Pertini, il presidente più amato della Repubblica, poteva avere questo onore. Alla cerimonia di intitolazione dello spazio verde totalmente rinnovato grazie al contributo del Bed and Breakfast Oikos era presente una delegazione della CGIL Agrigento ed anche lo scrittore Gaspare Agnello, che mostra la sua emozione nel ricordare un vecchio incontro avuto nel lontano 1955 proprio con Sandro Pertini in visita ad Agrigento. Quello è uno dei ricordi più struggenti della mia vita, perché Pertini ci parlò delle sue battaglie, della lotta partigiana, della sua vita in montagna, del carcere, anzi, che lui chiamava collegio. E poi ci disse che per recuperare gli anni perduti in collegio ha sposato una donna più giovane di lui. Il ricordo di Pertini deve essere additato alle giovani generazioni perché è stato uno dei più grandi dirigenti del nostro paese, il padre fondatore della nostra Repubblica. E così da ora in poi, dal 25 aprile 2010, giorno della memoria della liberazione d'Italia dalle barbarie della guerra e del nazifascismo, la centralissima villetta di San Leone si chiamerà Sandro Pertini, nell'auspicio che i giovanissimi che popolano lo spazio nelle serate d'estate sappiano rendere giustizia e rispetto ad una così grande denominazione.